Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto assicurativo. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto assicurativo. La motivazione. Per la qualità dei suoi professionisti, capaci di affrontare i casi su ogni fronte, e il rilevante impegno dello studio nell'accrescimento del portfolio di esperienze formative e professionali al fine di soddisfare costantemente le esigenze dei propri interlocutori nella gestione di tutte le questioni legali relative al diritto assicurativo. The winner is Studio Legale Associato Miranda. Do il benvenuto e saluto in collegamento con me Luigi Miranda, Managing Partner, e Nicoletta Miranda, Senior Partner dello Studio Legale Associato Miranda. Bentrovati a entrambi. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Allora, io partirei proprio da Luigi Miranda con la prima domanda, che poi è sempre un commento a caldo su questo riconoscimento. Naturalmente, che cosa significa per voi averlo ricevuto e riceverlo in un periodo come questo, insomma, nell'anno 2020? Ma guardi, è un riconoscimento che ci fa senz'altro molto piacere perché giunge al termine di un anno particolarmente intenso ed importante nel corso del quale abbiamo dovuto affrontare e risolvere nell'interesse dei nostri clienti problematiche che sembravano impensabili fino a questo momento, legate evidentemente alla questione della pandemia e a tutte le restrizioni che soprattutto nella fase del primo lockdown, ma che sono ancora oggi presenti, hanno determinato la paralisi del mondo intero e dunque abbiamo dovuto fare di tutto affinché il nostro lavoro nell'interesse dei nostri clienti e delle compagnie di assicurazione di cui siamo fiduciari, ovviamente continuassero la loro attività con assoluta regolarità, anche perché noi siamo fiduciari di compagnie di assicurazione, come dicevo, e ci occupiamo dell'antifrode, della collaborazione con gli uffici nazionali antifrode. Quindi lei può ben immaginare in questo momento così particolare, le restrizioni legate al coronavirus potevano addirittura determinare la paralisi dell'attività antifrode che invece grazie ad alcune idee che noi abbiamo avuto e che abbiamo elaborato nella immediatezza del lockdown. Io ricordo i pareri anche nottetempo redatti che hanno coinvolto tutto lo studio e che hanno cercato di risolvere e devo dire siamo riusciti con successo in molte occasioni a risolvere problematiche che fino a quel momento era impensabile si verificassero. Per esempio, abbiamo consigliato alle compagnie, siamo stati in qualche modo, ecco, ben premiati dalla loro benevola, opinione rispetto, per esempio, alla implementazione della posta elettronica certificata, che non è tassativamente indicata dal codice, ma che noi abbiamo consigliato vivamente di utilizzare, per esempio, per la presentazione delle denunce e querele, ex articolo 642, che è il reato che configura la truffa alle assicurazioni. Se non ci fosse stata questa idea, devo dire anche per taluni aspetti ardita, non vi sarebbe stata la possibilità di presentare querele in quella fase nella quale molti non erano neanche nella possibilità di scendere dalla loro abitazione per recarsi in ufficio, molti responsabili antifrode, moltissimi dirigenti delle compagnie. Rispetto a questi nostri pareri, poi vi è stato ecco, una serie di atti del Tribunale di Milano, della Procura di Milano, che hanno sostanzialmente codificato questa metodica nuova della posta elettronica certificata, dando dunque rango di abitualità, seppur in questo momento di emergenza, e poi vi è stata anche la Camera Penale di Milano che ha avallato questo modus operandi, ecco, determinando un vero e proprio vademecum. Quindi siamo stati antesignani rispetto a questa possibile soluzione che ha trovato, grazie a Dio, l'accoglimento delle compagnie, ma soprattutto delle autorità competenti, tanto è vero che questo strumento informatico oggi rappresenta la quotidianità, la normalità, seppur in una situazione di emergenza, e che ha consentito che l'attività antifrode che noi svolgiamo per le compagnie andasse avanti con regolarità. Quindi è un riconoscimento
che senz'altro noi accogliamo con grandissimo favore, anche perché, guardi, il reato di truffa alle assicurazioni ha un disvalore sociale, oltre che giuridico, in questo momento davvero devastante. Soprattutto, duole dirlo, nell'Italia meridionale. Ecco la nostra presenza con gli studi a Napoli, a Foggia e a Roma. E poi naturalmente la nostra costante presenza in quel tribunale di Milano, perché la competenza del reato del 642 è una competenza evidentemente che dipende dalla sede legale della compagnia, poiché è un reato a consumazione anticipata. E quindi, certo, traduco in parole un po' più povere, si consuma perfettamente nel momento stesso in cui perviene la richiesta di risarcimento del danno. E le sedi delle compagnie naturalmente hanno quasi tutte loco a Milano, e dunque ecco la nostra presenza nel Tribunale di Milano. Certo. Dunque è stato un anno molto intenso, molto difficile, nel quale abbiamo dovuto profondere ogni sforzo per far sì che la nostra attività e il nostro impegno accanto ai nostri clienti si svolgesse con la normalità, se il coronavirus, non dico non ci fosse stato, ma quasi. Quindi, sì, insomma, avete preso il toro per le corna, diciamolo così, che è la cosa migliore, no? Purtroppo bisogna fare di necessità virtù, ecco. Guardi, io ritengo che il ruolo dell'avvocato nella modernità che viviamo, così convulsa, così frenetica, sia quello appunto di prevenire problematiche e di essere assolutamente proattivo nel risolvere le questioni, altrimenti purtroppo saremmo fuori da ogni logica, non voglio dire di mercato, perché la nostra è una professione intellettuale, però certamente l'avvocato deve essere proattivo per risolvere problemi anche totalmente inimmaginabili come quello che noi abbiamo vissuto. Quindi io non posso far altro che ringraziare a nome mio personale, in qualità di managing partner di tutto lo studio, per questo riconoscimento, e ecco, cederei la parola alla collega senior partner Nicoletta Miranda, che certamente avrà da aggiungere. Certo, assolutamente, Nicoletta, peraltro appunto mi volevo riagganciare sia a quello che diceva Luigi, ma anche a quello che abbiamo sentito nella motivazione, cioè insomma le esigenze, no? Una delle parole chiave che abbiamo letto, proprio le esigenze degli interlocutori, e le chiedo anche in prospettiva futura, visto che giustamente Luigi ripercorreva e ha ripercorso quest'anno, come vedete appunto il futuro. So che il prossimo anno, peraltro, il 2021, sarà importante per voi anche per un compleanno, insomma un anniversario. Ecco. Importantissimo, perché mi ricollego a quello che ha detto il collega, che ha, diciamo, un po' centrato quello che è stato l'argomento fondamentale di quest'anno, il problema che ha interessato quest'anno tutto il mondo e anche la professione forense, che quindi ha reso difficoltoso il nostro lavoro, ma che nonostante questo siamo riusciti comunque a portare avanti quella che è la nostra attività, e questo premio giunge ancor più gradito e ancor più gratificante proprio perché ci viene riconosciuto nell'anno in cui è stato particolarmente faticoso portare avanti tutta l'attività di studio. Il prossimo anno è un anno fondamentale per noi, perché il nostro studio festeggia 50 anni. Noi siamo, tra virgolette, se mi è consentito dire, figli d'arte, perché il nostro compianto papà ha fondato questo studio quasi 50 anni or sono, e ci ha lasciato però molto prematuramente. Quindi per noi è stata una sfida importante quella di raccogliere il suo testimone e di riuscirlo a portare avanti con fierezza e soprattutto con tanta fatica, perché ecco, non è stato assolutamente facile. Quindi quelle che sono le prospettive per il futuro, innanzitutto quello di continuare con la stessa grinta e la stessa fermezza con la quale ci siamo contraddistinti finora, e sicuramente quella di garantire ai nostri assistiti la competenza e la puntualità nello svolgimento degli incarichi, e anche, se mi è consentito dire, l'inventiva, perché la professione forense è una professione intellettuale, ma come diceva mio padre, ecco, la giurisprudenza la fanno gli avvocati, non la fanno i magistrati. Quindi questo cosa significa? Che gli avvocati, oltre a dover interpretare quelle che sono le norme dell'ordinamento, devono anche reinventarle, dare una nuova interpretazione e di conseguenza creare dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, così come è avvenuto, per esempio, come diceva il collega, per il deposito delle querele a mezzo PEC. Noi abbiamo sfruttato lo strumento digitale, che è certamente a nostro vantaggio, per cercare di
aggirare l'ostacolo dettato dalla triste vicenda della pandemia. Ok, certo, aggirare l'ostacolo, anche questa è un'espressione che ben si associa al periodo e soprattutto a chi invece rimane, questo lo diciamo sempre quando presentiamo le nostre puntate delle Fonti Awards, comunque un esempio da seguire e un faro da seguire, no? Ci piace utilizzare queste espressioni. A questo punto io, ci risentiamo l'anno prossimo per gli auguri di compleanno dei 50 anni dello studio, perché grazie. Non si fanno mai prima, complimenti per l'eredità che avete portato avanti, insomma è sempre bello ricordare anche chi ci ha preceduto, soprattutto se fa parte della nostra famiglia, quindi io rinnovo i complimenti molto semplicemente a tutto lo studio e ringrazio Luigi Miranda, Managing Partner, e Nicoletta Miranda, Senior Partner di Studio Legale Associato Miranda, e a presto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.